Salve gente e benvenuti sul canale YouTube Max California 86. Per la rubrica Horror Max Stories ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito, quindi non ci sarà una recensione, ma vi parlerò di It 1990, questo primo adattamento del romanzo di Stephen King in questa bellissima versione della collana Horror Maniac della Warner Bros. Con questa bella copertina, ma non solo, perché farò anche un confronto con la versione cinematografica divisa in due parti, una uscita nel 2017 e una nel 2019, e vi dirò un po' la mia su cosa mi è piaciuto e cosa no. Nei commenti sotto al video creiamo una discussione pacifica, senza insulti, perché non vorrei eliminare commenti, bannare persone, ma mi piacerebbe sapere se voi avete apprezzato più la versione del 1990 andata in onda in televisione come miniserie, o più la prima parte della versione cinematografica, quella del 2017, con la seconda parte uscita poi nel 2019, 2 anni più tardi. Comunque ve ne parlo dopo la sigla. Nel romanzo di Stephen King, pubblicato il 15 settembre del 1986, sono usciti due adattamenti. Il primo, del 1990, è una miniserie televisiva uscita sul piccolo schermo e che nella versione home video in Blu-ray o DVD potete trovare un unico disco da 187 minuti. Il regista Tommy Lee Wallace in questa versione cerca di essere il più fedele possibile al romanzo uscito 4 anni prima. Ho apprezzato la scelta del regista di volerci mostrare già dall'inizio i perdenti in versione adulta e poi attraverso alcuni flashback portarci indietro nel tempo a quando erano dei ragazzini e incontrarono per la prima volta Pennywise a Derry. In questo adattamento televisivo Pennywise viene interpretato da Tim Curry, attore noto per aver preso parte a pellicole come The Rocky Horror Picture Show, Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York, e Scary Movie 2. Il secondo adattamento riguarda il cinema e in questo caso venne diretto da Andy Muschietti, che decise di dividere il film in due parti. Una prima parte uscì nel 2017 e ci vengono mostrati i perdenti da bambini, quando abitavano ancora a Derry e quindi incontrarono per la prima volta It. Nella seconda parte, uscita 2 anni dopo, nel 2019, ci vengono mostrati invece i perdenti da adulti che ritornano a Derry. Pennywise in questo caso viene interpretato da
Bill Skarsgård. Dopo aver visto entrambe le versioni, posso dire che il Pennywise che mi ha spaventato di più è stato quello di Bill Skarsgård. Difficilmente vedremo nei prossimi anni un terzo adattamento del romanzo di Stephen King. Molti dicono che sono stati spaventati da piccoli dal Pennywise di Tim Curry, però diciamo che io ho avuto un'infanzia più serena. E i film in live action che ho visto nel periodo tra i 5 e i 10 anni sono stati E.T. l'extraterrestre e Hook Capitan Uncino, entrambi di Spielberg, che ha incastrato Roger Rabbit, The Mask con Jim Carrey, Mamma ho perso l'aereo, Mamma ho riperso l'aereo. Mi sono smarrito a New York. E infine Gremlins. Ebbene sì, in effetti c'è un film che un po' mi ha traumatizzato, anche se devo dire che comunque sono cresciuto bene. La cosa che più mi ha traumatizzato quando l'ho visto per la prima volta intorno ai 6 anni sono stati questi mostriciattoli che così a caso compaiono dopo lo scoccare della mezzanotte. Se ancora non avete visto la versione del 1990 di It, ma vi siete fermati soltanto alla parte 1 e parte 2 dirette nel 2017 e nel 2019 da Andy Muschietti, dovete recuperarlo assolutamente, perché è un film che va visto, soprattutto se siete amanti di Stephen King e avete apprezzato il romanzo. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un like, un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se avete visto sia It del 1990 e sia le due parti uscite al cinema nel 2017 e nel 2019, quale avete apprezzato dei due adattamenti, se siete fan di Stephen King e quindi avete apprezzato anche il romanzo del 1986, e quali video volete vedere qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, nel quale trovate il mio gruppo Max California 86, al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sui miei contenuti e quindi sui video che pubblico sul mio canale YouTube, ma anche notizie sul cinema e le serie TV. Settimana prossima dovrebbe esserci la seconda puntata della seconda edizione del format di live al Max qualche chiacchiera. Adesso devo ancora contattare gli ospiti e vedere un po'
se saranno disponibili. La seconda puntata della seconda edizione del format di live dovrebbe esserci mercoledì e l'orario sempre 21:30. Poi sui miei profili social vi darò ulteriori informazioni. Un saluto e a un prossimo video qui sul canale YouTube Max California 86.